Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video che in realtà faccio insieme subito appresso quello dei calzari. E volevo mostrarvi questi due cappelli, anche perché questo l'ho comprato insieme ai calzari. Costa 9,99 euro, 10 euro. È, diciamo, certificato, vogliamo dire, usare questa parola. Comunque viene venduto con una protezione dichiarata di 40 UFP. Questo invece non ha una vera e propria protezione, comunque vi assicuro che protegge abbastanza. Questo me l'ha regalato il buon Alessandro Natalini in mimetica Woodland, è in cotone, questo invece è in tessuto sintetico. Ho deciso di acquistarlo per un motivo molto semplice. Ho fatto tutto il discorso sui calzari, quindi non mi ripeterò perché quello lo caricherò prima. Andatelo a rivedere la seconda parte sulle motivazioni che spingono a coprirsi dal sole. Allora, vi faccio notare la differenza di larghezza. Aspettate, perché si nota meglio, non tanto se io questo lo metto in mezzo, ma se lo metto in un al lato. Ecco, vedete quanto spazio c'è in più, questo è un 60 centimetri. E quindi offre una notevole protezione anche alle orecchie, anche a seconda di come viene girato, perché è molto, come dire, flessibile. Vedete come si, questo già è un po' più, anche questo è flessibile, però essendo cotone è un po' più rigido. Ha qui un laccetto per regolare a seconda delle dimensioni della vostra capoccia. E vi faccio vedere, qui il solito laccetto che si può stringere a seconda della bisogna, e vi faccio vedere un attimo come sta. Eccolo qui, come vedete si può abbassare, offre una protezione buona delle orecchie, anche delle guance. Si può mettere, se avete il sole un po' basso che colpisce da dietro, che vi copre anche gran parte del collo, o da davanti vi offre una notevole protezione se avete il sole invece proprio di fronte. Un cappello è sicuramente il migliore amico o uno dei migliori amici che si può avere d'estate con un'incidenza solare come questa. Bene, credo che non ci sia molto altro da aggiungere. Comunque, il mio consiglio è sempre quello di ripararvi bene la testa e non solo la testa. Grazie per la visione e finalmente il prossimo video, che adesso vediamo se è domani o dopodomani, sarà quello del kayak, canoa, kayako, chiamatelo come vi pare, lo metto pure nel titolo, così almeno non ci sbagliamo. Ciao e al prossimo video.